Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Quindi si chiama 100 città climate neutral entro il 2030, by and for the citizens. Quindi questo elemento è stato voluto mettere proprio nel titolo, perché se non si lavora con la cittadinanza, se la città non assume una responsabilità diretta, non fa parte del gioco, non è a bordo della, appunto, della stessa missione, quindi con lo stesso obiettivo, non si arriverà da nessuna parte. Quindi tutti insieme queste leve del cambiamento devono agire sui diversi settori per portare quel cambiamento sistemico. Diciamo, la conoscenza è un patrimonio prezioso della città, al di là, diciamo, della retorica che ho fatto. La conoscenza è un patrimonio preziosissimo delle città che va curata. Il percorso, quando si parla di questi temi, bisogna lavorare, come è stato detto dall'inizio, sul cambio di comportamento.